Adesso parla, vi devo solo dire due cosine. Se fossimo nei vecchi teatri in un tempo, l'impresario sarebbe uscito e avrebbe detto: reduce dai grandi successi di New York, Parigi e Mosca, invece noi veniamo da Padova, dove il successo c'è stato, molto bello, commovente, tanti bambini come voi, tanti genitori come quelli che vedo dietro. Perché questa è una cosa che abbiamo fatto proprio bene a fare, abbiamo fatto proprio bene a fare. È un'idea che nasce da voi, che avete mandato delle cose bellissime al Presidente e il Presidente ha chiesto di farle vedere a tutto il Veneto. Quindi dopo questo incontro andremo a Belluno e oggi, dopo aver ringraziato tutti quelli che hanno messo mano alla mostra e che l'hanno finanziata, direi che è ora che il Presidente della Regione, Luca Zaia, vi dica delle cose. Facciamo un applauso. Butta dentro. Questo signore è il Presidente del Teatro Stabile del Veneto. Io quando gli ho dato l'incarico, gli ho detto: ma ricordati dei ragazzi, hai organizzato qualcosa per i ragazzi? Esatto, guardali. Subito dopo ci sono degli spettacoli, c'è uno spettacolo bellissimo. Siete pronti? La facciamo breve allora. Tanto un super applauso per tutti quelli che hanno lavorato. Che è un modo per ringraziarli e lo facciamo con forza. Hanno lavorato al freddo. E poi io direi, facciamo anche l'autoapplauso a tutti voi. Perché se non ci foste stati voi, la mostra non esisterebbe. Mi avete mandato 1300 disegni, poi circa 300 lettere, un sacco di opere anche, e noi le abbiamo organizzate e abbiamo pensato che la storia del Covid sia raccontata con originalità e da gente seria, che sono i ragazzi, i bambini. Quindi bravi e grazie per averci mandato tutti questi disegni. Allora, sapete cosa dico io? Che i bambini e i ragazzi sono stati quelli che in assoluto hanno rispettato le regole, hanno portato la mascherina e sono anche quelli che hanno sofferto di più. Vi ricordate quando eravate chiusi in casa? Cosa facevate? Visto? Non funziona! Ma oltre a niente, cercavate anche di studiare. E cosa vi mancava di più? Uno alla volta, su una mano. Vai. 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 Vai, via, voi due e poi finiamo. Bene, allora, vi mancavano le maestre, e questa è una bella dichiarazione, gli amici e compagni e poi andare all'aria aperta. Voi siete quelli che hanno sofferto di più il Covid, ma siete stati bravissimi, lo si capisce dai disegni. Non avete mai mollato, avete disegnato tanti arcobaleni e avete dato la forza anche ai grandi di capire che comunque dopo la pioggia arriva il sereno. E quindi voi siete i materiali vincitori morali di quella che è stata la partita del Covid. Attenzione che non è finita, lo sapete, no? Non è finita. Quindi dovete continuare a portare le mascherine, dovete rispettare le regole, ne stiamo venendo fuori, però è fondamentale capire che in questo periodo qualche problema c'è ancora. Lo dobbiamo fare per quelli che sono in ospedale, che sono lì ammalati, che magari non ce la fanno a guarire, lo dovete fare per i vostri amichetti che magari hanno qualche difficoltà, magari non stanno proprio bene di salute, non possono prendersi il Covid. Prego. Allora, il Covid-19, se io sapessi quando finisce, sarei miliardario. Ma finirà. Pensate che gli antichi veneziani dicevano che una pandemia dura due Pasque e un Natale, cioè due Pasque e un Natale. Siamo quasi a ridosso del secondo Natale, due Pasque le abbiamo già fatte.
Però è vero che oggi, a differenza di un anno fa, abbiamo un quarto dei ricoverati. Quindi abbiamo ridotto di tre quarti. Cioè, se prima avevamo 100 persone in ospedale, adesso ne abbiamo 25. Quindi vuol dire che la vaccinazione sta funzionando. E io dico anche che gli adulti che ancora non hanno valutato o pensato di vaccinarsi, lo dovrebbero fare. Cioè, dovrebbero valutare questo. Perché così aiutiamo tutta la nostra comunità a uscirne. Io vi ringrazio veramente di cuore per tutto il lavoro che avete fatto. Mi aspetto poi una nuova mostra con i disegni del post-Covid. Voglio vedere solo festa, parchi, animali. Nessuno mi ha detto che non è riuscito a portare fuori il cane al parco. Sì, ma qua nessuno mi ha detto. Nessuno di voi ha l'animale a casa. Cos'hai? Madonna, è uno zoo a casa. Cosa avete? Ditemi. Due cani. Qua ragazzi, dai, il gruppetto lì. Due tartarughe. Un cane. C'è un popolo di allevatori siete. Però nessuno. Ditemi. Quattro gatti e un cane. Un coniglio. Due tartarughe. Ce ne sono tante però tartarughe, eh? Un gatto. Finiamo il giro? Un criceto? Scusa, non ho capito. Tre? I pesci, bene. Nessuno a casa. E tu cos'hai? Nessuno a casa una gallina? No. Avete visto che ho avuto un bambino, Damiano, e anche un altro bimbo, ma non ricordo il nome, che mi ha mandato le uova, alleva la gallina per fare le uova perché diventino pulcini. Mi sa che la prossima volta vi regalerò un pulcino. Così i vostri genitori faranno il salto di gioia. Io vi ringrazio ragazzi, grazie ancora e bravi. Però nessuno gli ha chiesto lui che animali ha a casa. Che animali hai? Ah, io ho un cane. Che è un bulldog, sapete com'è il bulldog, quello grosso, e poi un cavallo. Uno. Diciamo adesso sarebbe meno uno. Allora, prima di andare avanti con l'assessore Mar, volevo farvi vedere un filmatino, breve breve, piccolo piccolo. Saranno esposti i disegni, i bimbi che non hanno fatto vedere i disegni li possono portare e li esponiamo, e quelli che non hanno fatto i disegni a casa e vogliono fare un disegno vengono lì e disegnano lì e esponiamo il disegno. Bene, bene. Il sindaco Brugnano mi ha chiesto di salutarvi, ma oggi ci sono più ministri a Venezia che spaghetti dentro un piatto di pasta. Quindi l'assessore Mar lo sostituisce molto più che degnamente. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le autorità. Avete visto che qua abbiamo il Presidente della Regione, quindi dovete pensare che siete importanti. Poi saluto tutte le autorità civili e militari presenti. E anch'io voglio parlare con voi. Ho guardato un po' i disegni, io non ho figli, quindi non so. L'unica roba che ho pensato è stata questa. Ma io come avrei reagito se mi avessero detto di stare chiuso in casa? Già facevamo fatica noi adulti, figuriamoci quanta ne avete fatta voi. Però guardando i disegni ho visto... C'erano tutti disegni speranzosi. Voi cosa avete pensato durante quel periodo? Che vi mancavano, come avete risposto il Presidente, i vostri amici? Vi mancava uscire assieme? Però noi adulti abbiamo pensato che vi sono stati sottratti in maniera... come se fosse andati in un carcere
per un anno e mezzo. È come se li avessero messo in prigione. Però nonostante tutto, nei disegni che ho visto in giro c'era tanta fiducia, fiducia nelle istituzioni, fiducia nel presidente, fiducia nel fatto che la sanità efficiente avrebbe potuto portarci fuori, fiducia nella propria famiglia, perché forse siete stati anche più insieme ai vostri genitori se non facevano i medici, gli infermieri, se non lavoravano in settori che non potevano chiudere. Affetto nei confronti dei vostri compagni, giusto? Che vi mancavano tanto. E forse per la prima volta vi siete accorti quanto vi mancavano i vostri compagni con cui magari di giorno anche litigate quando siete a scuola, giusto? Ecco, però nonostante tutto non avete perso la speranza. Io non ho visto disegni di bambini preoccupati di che cosa sarà. Fiducia, ho visto tanta fiducia. E questo, sapete che cos'è? Un dono pazzesco per chi, come il presidente, come le altre persone che amministrano la città, i sindaci, gli assessori, i consiglieri, chi lavora negli ospedali, i direttori sanitari. È un dono pazzesco, perché dove noi vacillavamo un po', cioè avevamo paura, voi che siete la nostra speranza, ci avete dato speranza. Quando noi dovevamo rassicurarci, ci avete rassicurato voi. Quindi voi avete fatto una parte, avete rinunciato a tantissimo, ma avete fatto una parte fondamentale e i disegni vostri lo dimostrano. Quindi il vostro grazie diventa, il grazie alle istituzioni e la vostra fiducia diventa il nostro punto di partenza per guardare al futuro in maniera migliore, cercando di darvi tutto quello che abbiamo per far sì che magari recuperiate, anche se non si può, in un'altra maniera, gli anni che avete perso. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i bambini del Veneto che ci hanno dato la forza, la speranza e la possibilità di andare avanti, e adesso noi abbiamo la responsabilità di darvi un futuro migliore. Grazie. E per fare questa cosa qua, insomma, abbiamo avuto grande aiuto da parte dei comuni. Veramente io ringrazio personalmente tutti i sindaci che ci hanno dato una mano. E poi c'è stato qualcuno che ci è stato molto amico, in questo caso la Fondazione di Venezia. Lui è il professor Bugliesi, è stato rettore dell'università, pensa un po', e adesso presiede benissimo la Fondazione di Venezia. Grazie, grazie. Allora, come diceva il Presidente, io in effetti sono stato abituato da 25 anni quasi ad avere davanti a me dei bambini più grandi di voi, e devo dire che non ho mai visto tante domande, tanta interazione, quindi facciamo un applauso ai bimbi, perché io sono bravo che il Presidente a sollevare le domande. Noi siamo, per noi è bellissimo avervi qui, questo è un luogo che, insomma, in cui la Fondazione ha investito tanto e lo vuole vedere vivo, popolato da bambini, dalle famiglie, dalla città. Continuiamo a dire che M9, il progetto della Fondazione di Venezia, vuole essere una casa aperta alle famiglie, ai territori, alle comunità, e occasioni come queste danno il senso di quello che vuol dire essere aperti. Avere voi qui significa che ringraziamo per averci eletti come uno dei luoghi, perché non era scontato, e partecipiamo con grande gioia e con grande partecipazione e con grande senso di partecipazione. Il museo stesso è una casa aperta ai bambini. Quanti di voi sono stati al museo M9? Wow! Madonna! Super! Hai visto? Bravissimi! E vi è piaciuto? Sì! Ecco, non eravamo istruiti,
Insomma, facciamo tante cose per voi e con voi. Abbiamo un programma che continueremo ad alimentare. Lui è Luca Molinari, il direttore scientifico del museo. Facciamo un applauso perché a lui e a tutto lo staff. Abbiamo il CIMBO, che è un progetto della regione. Abbiamo le Menove Kids. La mostra tra qualche mese avrà delle sezioni aperte ai bambini come voi, della vostra età. Siamo qua, vi accogliamo con grandissimo piacere, speriamo di vedervi in queste giornate a popolare i luoghi e a rendere vivo tutto questo complesso che è bellissimo per la struttura che lo ospita e per le persone che lo popolano. Grazie tantissimo e complimenti per tutti i disegni che avete fatto. Abbiamo finito. Prima dell'inaugurazione c'è una maestra, penso, Micaela Velli. Micaela Velli, dov'è? Eccola qua. Che vuole. Chi è che diceva che mi mancava la maestra? Eccola qua. Io volevo dire, Presidente, che faccio il lavoro più bello del mondo. I miei scolari fruiscono tantissimo dell'M9, mi sono dimenticata sulla panca la borsetta che volevo tenermi dell'M9 e abbiamo deciso di scriverle quando avevamo saputo appunto che ci sarebbe stata questa mostra. Allora, noi abbiamo fatto, i miei scolari hanno fatto il passetto successivo e hanno voluto fare dei disegni dove hanno scritto che cosa secondo loro significa essere un capo, perché sono rimasti molto colpiti del fatto che lei ci abbia risposto e veramente sono entusiasti. Io non credevo a che livello loro fossero entusiasti di essere qui. Allora, sono i disegni e inoltre noi nel periodo di pandemia abbiamo scritto un libretto che loro hanno illustrato dove ci sono le storie di cosa diventeranno loro da grandi. E questo libretto che noi le regaliamo è stato stampato con il patrocinio del Avapo Junior, qui c'è la presidente, e del reparto di pediatria dell'ospedale all'Angelo. E sono delle storie semplici, ma a noi fa tanto piacere che lei già lo tenga in mano, francamente. Io vorrei conoscere Lorenzo. Dov'è Lorenzo qua? La rockstar. Cosa vuoi fare? Ma sai che deve studiare la musica? Che qua non ci sia qualcuno che pensa di fare qualcosa senza studiare. Attenzione, perché anche per fare la rockstar bisogna studiare. Sennò il palco non ti tiene. Mi raccomando. Quindi bisogna far cosa? Prima di tutto studiare. Sono persuasi, infatti, si intitola Un'aula magica, perché sono tutti bravissimi. Complimenti. Poi ho visto che c'è Gaia che vuole fare lo chef. Gaia. Eccola là. Cos'è che ti piace cucinare? Mi piace cucinare la carbonara. La carbonara, bravo. Poi Daniel che vuole fare l'architetto. Qua avrei una barzelletta sugli architetti, ma mi prendo 9 colonne apertura prima pagina. Evito di raccontarla. Dopo te la racconto, visto che sei architetto. Presidente, c'è, siccome queste cose qui sono come le ciliegie, una tira l'altra, c'è anche la maestra Lucia. Eccola qua. Un applauso per la maestra Lucia. Ma qua nessuno che vuol fare il mio mestiere? Complicato. Almeno uno. Complicato. Come complicato? Non c'è mica sempre il virus. Si sono divertiti tanto. C'è anche l'alluvione. C'è anche l'alluvione. Se vuoi le limitiamo tutte.
Però pensate che qui tra di voi c'è un bambino che tra qualche anno farà quello che faccio io. E qui c'è, tra di voi c'è un bambino che tra qualche anno farà quello che farà il rettore, che farà il direttore del museo, che faranno le vostre insegnanti, che fanno le vostre insegnanti. Quindi avete capito che la vita non si ferma ma continua. Quindi bisogna studiare. Grazie. Grazie a voi, grazie. Io ho consegnato il libro, però cercheremo un incidente qua. Tra due maestri un libro, non si fa bene. E facciamo un libro per un libro, dai. Ecco qui. Vi do il mio libro, poi ve lo dedico a tutta una classe. Quante classi sono? Due. Alle due classi, ecco. Non è consigli per gli acquisti. Grazie, grazie. Questi sono altri bisogni che hanno fatto i bambini della nostra scuola Vespeglio. Grazie. Per posso lei, dire? Certo. Che verranno subito esposti. Grazie mille. Grazie, grazie. Oh, adesso inauguriamo, non prima, non dopo, anzi, che io vi abbia detto che su tutti i pannelli potete scrivere, dire i vostri pensieri, pasticciare, potete fare quel che volete. E adesso c'è la inaugurazione. Vedete, c'è il nastro, le forbici. Oddio, Madonna, no. Ah, sì. Questi fumetti viventi sono gli alcuni di Treviso, che tutti sicuramente già conoscete. Dai, dai, cascagli addosso. Ricordatevi di restituirla. Adesso è.